tutti gli italiani hanno onorato questa prova, siamo andati forte tutti qua davanti e credo che il pubblico si sia divertito. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Sembra strano che io tenga in mano un microfono, ma oggi siamo in Val di Sole per la giornata del cross country. Tutto si svolgerà qui dietro alle nostre spalle, il circuito rinnovatissimo della Val di Sole sta ospitando tutte le prove delle categorie Under 23 ed Elite di Coppa del Mondo Cross Country. Andiamo oggi a cercare tutti i ragazzi italiani, prima ti faremo per loro e poi andremo a sentire le loro considerazioni e cercheremo anche di pizzicare Mirko Celestino, il commissario tecnico nazionale, che adesso ha una missione importante: fare la selezione per i giochi olimpici di Parigi 2024. Non manca molto, i nomi però non si conoscono ancora. Nel frattempo però guardiamo quali sono gli italiani che vanno più forte nel cross country e come gestiscono questa prova. Sì, è stata una gara fantastica, ci teneva a fare bene qui con il tifo, davvero da pelle d'oca sulla curva in salita, mi tremavano le gambe e sì, ce l'ho fatta fino all'ultima salita, ho avuto veramente mal di gambe lì sull'ultimo strappo, era da fare a piedi, la ragazza svizzera ha avuto qualche energia in più, è passato gli ultimi metri, ho cercato di tenere duro ma davvero le energie erano pochissime, sono comunque contenta di aver chiuso quarta, primo anno, quindi dai, va benissimo così. Come erano le condizioni del terreno? Ma all'inizio era difficile, scivolosissimo, infatti ci sono state diverse cadute, poi si è asciugato e alla fine dai, era veramente bello, divertente e tecnico. Stavo veramente bene, però poi non so bene cosa è successo e ho avuto problemi di stomaco, non sono più riuscita a prendere né carbo né gel, infatti poi sul finale il mio fisico è completamente ceduto, però va bene così, sono molto contenta della mia forma, non me l'aspettavo, arrivo da due settimane di allenamenti veramente duri, in previsione di un luglio molto caldo, e quindi va bene così, stavo cadendo, e l'anno scorso per una top 20 avrei fatto i salti di gioia e quindi va bene. Ma devo dire che mi aspettavo peggio, alla fine più o meno come ho provato ieri, però le prime sono veramente forti. Sì, no, sono soddisfatta, come ripeto l'anno scorso era veramente il mio obiettivo principale farne le 20, quest'anno sono soddisfatta ma non contentissima di una top 20. Ciao! Tappata un po', sono rimasta indietro subito, c'è stata una caduta, penso sì, Greta è caduta con qualcun altro, in realtà non sono rimasta coinvolta, però sì, sono rimasta un po' indietro, ho fatto lo sforzo per recuperare, poi sì, sinceramente non era neanche una delle giornate migliori, diciamo che il problema non è stata solo la partenza. E dai, qualche problema, sensazione che facevo proprio fatica a respirare, nel senso che facevo qualche parte del percorso bene, in cui mi sentivo bene, poi dopo dovevo rallentare di nuovo e prendere fiato un attimo per poi ripartire. Però dai, sì, sicuramente è stata una giornata veramente, veramente dura, devo solo ringraziare tutto il pubblico che ha fatto il tifo, nonostante fossi un po' più indietro del solito, però sono stati veramente, veramente fondamentali e quindi il ringraziamento oggi va a tutte le persone che erano sul percorso. Avete visto anche la caduta all'inizio? Quella ci manca, te l'hanno raccontata, racconta. Allora non so chi è stato a farla, diciamo, però sì, c'ero anch'io e quindi sono partita, penso, ultima e quindi cioè, quelli che hanno visto il percorso sanno quanto è difficile recuperare proprio quando sei ultima. Quindi ho fatto una fatica della Madonna fino a metà gara per recuperare, sempre lì a andare pianissimo, pianissimo, in salita e fare sempre quei rilanci che poi ti distruggono le gambe. Esatto, esatto. Nella caduta sono anche rimasta un po' con il piede incastrata da qualche parte e quindi
quindi si è scanciato il coso della scarpa, il boa, e si è tolto. Per fortuna con le scarpe di MST c'è questo sistema che riesce subito a farlo rientrare, però da solo non sono riuscita, quindi mi sono dovuta fermare. Dura, era abbastanza prevedibile, però dai, dura. La gara sì, è stata bella, soprattutto col pubblico che mi sono goduta un po' il pubblico, il tifo e quindi bene. Ovviamente speravo magari di finire la gara, però va bene così, l'importante è che ho potuto salutare il pubblico. Finalmente quarto posto, a microfoni spenti dicevi è andato tutto come doveva andare, raccontaci un po' com'è stata questa gara. Ma sì, la preparazione e le scelte che ho fatto inizio anno finalmente sono un po' concretizzate. Ho dovuto rinunciare a tanto, la mia squadra ha dovuto rinunciare a tanto. E infatti li ringrazio tantissimo per la fiducia. E a un certo punto ho iniziato a pensare che ci stavamo credendo solo noi. Però dai, per fortuna ci abbiamo creduto, siamo andati per la nostra strada. E penso che siamo nella condizione perfetta, stiamo crescendo, mancano 6 settimane. E ci siamo. Oggi ti abbiamo visto chiaramente un po' deluso magari dal fatto di aver perso la volata per il terzo posto, però abbiamo visto un Luca con la gamba che tutti si ricordavano avesse e anche con una grinta diversa, un altro approccio proprio mentale, è così vero? Sì, diciamo stavo bene in gara. E ho visto che i primi due erano andati, ho aspettato l'ultimo giro, pensavo di riuscire a staccare i miei compagni che erano con me, in gruppo con me. E ci ho provato, però Colombo non si è staccato e purtroppo siamo arrivati nell'ultima parte dove bisognava stare in seconda posizione per affrontare la volata. Io non ho tirato, lui non ha tirato, è rientrato Lazzarò e ce l'ha messa tutti e due. Però dai, fa parte del gioco. Sembra un po' che Warner Bros. E questo tipo di piste vogliano accorciare un po' i gap, no? Siete arrivati un'altra volta, come in Brasile, anche in 7 a giocarvi il terzo posto. Sono gare più veloci, sono gare più dure, sono gare più tattiche. Come si sta evolvendo il cross country? Sì, sono gare molto tattiche. E Nino oggi è riuscito a fare la differenza insieme ad Atterly. Onestamente non ho neanche visto quando è andato via. E sì, ero ancora un po' indietro, però sì, sono sempre gare molto molto chiuse, con molti atleti davanti, un po' probabilmente anche il livello che si sta alzando, cioè molti ragazzi ci sono moltissimi ragazzi, cioè una gara è il 20°, la gara dopo la può, non dico vincere, ma può salire sul podio, quindi sì, è una lotta ogni domenica, però penso che per lo spettacolo sia una grande cosa. Dicevi il percorso adesso è tutto orientato verso luglio, no? Sì, le scelte fatte inizio stagione sono state quelle, quindi siamo in corsa, dai. Aspettiamo solo l'ufficialità. Sì, esatto. Ma dai, stavo bene, comunque venerdì prima della caduta mi sentivo bene, partivo un po' indietro, ho recuperato pian pianino, sì dai, un po' dispiaciuto l'ultimo giro, volevo fare, sì dai, mi sarebbe piaciuto salire sul podio, ma comunque, dai, un sesto posto è comunque buono. Ma dai, se le convocazioni devono ancora uscire, comunque sono fiducioso. Sì. Sapevo di avere una buona gamba perché mi sono preparato bene, finalmente un po' di infortuni sono andati via e oggi ho detto provo. E in batter d'occhio ero già davanti e forse un po' esagerato, dopo loro ho detto gestisco perché poi è lunga e alla fine porto a casa un buon piazzamento. Diciamo che è il primo, dai, spero che sia un punto di partenza e adesso ci sono altre 3 gare importantissime, 2 gare importantissime che punto molto, quindi dai, grande Italia, grande il mio compagno Luca che ha raggiunto il podio e niente, dai, avanti, per me è l'inizio della stagione adesso praticamente.
Sì, diciamo che l'ultima coppa sono rimasto un po' scottato, il livello era veramente alto. Ho lavorato bene, oggi ci tenevo a fare bene. Sono stato anche un po' fortunato in partenza, però dai, devo dire che tutti gli italiani hanno onorato questa prova, siamo andati forte tutti qua davanti e credo che il pubblico si sia divertito. Dura, è stata una delle più dure che ho fatto fino adesso. Ma in generale sono contento, dai. E ho fatto anche un buon XCC che mi ha dato una spinta in più. Sono partito bene, poi ho fatto un po' di fatica a metà gara perché mi sa che sono partito un po' troppo forte, infatti ho calato un po' il ritmo e mi hanno superato in molti. E gli ultimi due giri sentivo il tifo degli italiani che ti spingeva come non so cosa e ho cercato le ultime energie del mio corpo per arrivare all'arrivo facendo anche una bella figura dai davanti agli italiani che succede poche volte correre in un'atmosfera del genere, quindi no dai, tutto sommato sono contento. Poi il mondo in Val di Sole è finita, ti ha risolto un bel po' di dubbi? Ma diciamo oggi volevo alcuni segnali, sono arrivati dai, ma sono contento più che altro per Luca perché è partito con calma, ha preso questa stagione con calma appunto pensando a un obiettivo unico. È sulla strada giusta, oggi l'ha dimostrato e quindi sono veramente molto contento, ma un po' per tutto, anche per il nostro movimento. Ha bisogno di vedere i nostri italiani sul podio. Abbiamo visto un Simone continuare a confermare la sua condizione, la sua determinazione. E ancora lo ringrazio dello stupendo oro per la prima volta ai campionati europei nella categoria Elite. E quindi sono, non posso dire, non potevo chiedere altro. Dai, oggi, come abbiamo detto più volte, avrei voluto vedere un grosso segnale, soprattutto da Luca, e c'è stato. Le ragazze anche, diciamo che purtroppo la Chiara Teocchi ha avuto qualche problema fisico, però si è difesa, tutto sommato ha portato a casa un 18° posto, che per le ragazze delle nostre elite ci si aspetta sempre di più, però è così, intanto le cose non vanno come sempre si spera. Martina Berta, un po' così, diciamo che è tranquilla, si sta programmando bene anche lei da questo momento in poi e come potete vedere sto girando intorno, ma il 5 luglio verranno resi noti tramite appunto un comunicato della federazione i nomi, non solo quelli della mountain bike che parteciperanno alle Olimpiadi, ma tutta la federazione ciclistica italiana e quindi tutte le altre discipline. Come hai visto gli italiani in generale qui in Val di Sole, a parte questi quattro di cui hai parlato casualmente? Ma sì, diciamo che poi sai, è uno sport anche di molto di contatto, quindi abbiamo visto una Greta Seyval che non ha potuto giocare al meglio le sue carte dopo una stagione, una costanza, veramente complimenti alla Greta Seyval, è sempre rimasta sempre lì nelle primissime posizioni in queste gare di Coppa del Mondo. Oggi purtroppo è dovuto a una caduta, ha dovuto inseguire per tutta la gara per quello che non si è vista nelle posizioni, diciamo subito dietro le prime. La Giada Specia è la nostra ragazza più giovane, che è sempre una grinta, una determinazione impressionante. Questa ragazza ci darà grosse soddisfazioni in vista delle prossime Olimpiadi, di questo ne sono sicuro. E poi abbiamo i ragazzi, hanno corso anche i ragazzi Under 23, un 24esimo di Elia Pacagnella, è stato il migliore dei nostri. E qualcuno non ha trovato la giornata giusta e quindi nella categoria Under 23, soprattutto maschile, ci manca qualcosa. Bene ragazzi, ora torniamo in sala stampa, dopodiché scaricato tutto il materiale voleremo verso la redazione. Se siete arrivati fino a questo punto del video, ovviamente non vi manca nient'altro che i tre consigli finali di Pianeta Mountain Bike, che sono mettere un bel like a questo video, iscrivervi se non l'avete ancora fatto al canale e come sempre cassa aperto. Ciao ragazzi, alla prossima.